Ragazzi, buongiorno, benvenuti alla prima puntata di Passione Surf Casting. Perché Passione Surf Casting? Perché il surf casting è una passione. Ci siamo svegliati alle 3 del mattino, siamo arrivati in questa meravigliosa spiaggia, come potete vedere, che si trova a Menfi tra Castelvetrano e Sciac. Però le condizioni non sono buone, quindi stiamo cambiando posto perché l'acqua non è tanto torbida come io pensavo. Quindi stiamo di fretta e furia smontando, anzi abbiamo smontato e cambiamo posto. Il surf è questo, ragazzi. A fra poco! Allora ragazzi, ci stiamo spostando, stiamo andando, siamo sempre sulla zona del Lago Argentino, però stiamo andando zona Eraclea, Buonomarino, Montallegro, Borgo Bonsignore, insomma, in questi posti, vediamo un poco. So che l'acqua è torbida, però con tutti i video che noi lì abbiamo fatto ed è uscito anche tanto pesce, c'è l'invasione in questo momento. Stiamo aspettando a Salvo Bonaccorso che ci sta raggiungendo. Dietro abbiamo Francesco Guzzardi e Matteo La Rosa. E lì l'acqua è torbida sicuramente, qua l'acqua non andava bene. Nella serie Passione Surf Casting ci saranno una serie di puntate dove tutti i testimonial saranno protagonisti, quindi Roberto Accardi, Emiliano Tenerelli, Mario Spungio, ognuno nelle loro zone. Ragazzi, siamo qua, Eraclea Minoa. In quella spiaggia l'acqua era molto chiara. Qui è più torbida, però non è il colore che piace a me, deve essere ancora più sporca. E nell'occasione vi faccio vedere un po' un calamento che sto utilizzando in questo momento. Ma prima vi voglio parlare di questo discorso in riferimento all'acqua pulita o no. Allora, nelle nostre, soprattutto sulle nostre spiagge, quando l'acqua è molto, molto torbida e soprattutto ha piovuto, i fiumi scaricano sia l'acqua, la fanghia, diciamo, dai terreni, più tutti i detriti, quindi il pesce si avvicina sotto costa e soprattutto nelle ore diurne, mentre la notte avviene l'effetto opposto: con l'acqua molto torbida, fangosa, sporca, non si becca un pesce, quindi le condizioni favorevoli sono di giorno con l'acqua molto torbida. Dato che stiamo mettendo in pesca tutte le nostre canne, vi faccio vedere una nuova scatola della linea XTR Surf Box Rig, dove noi qui comodamente possiamo tenere i nostri travi al riparo dall'umidità, dalla pioggia, e anche i nostri terminali. Pesce, pesce c'ha, pesce c'ha. Dai, dai, vai! Vai! Una spigoletta, bravo Ciccio! Ok Ciccio, tocca a te a rilasciarla. Vai, l'hai presa tu. Ok. Con cosa si comincia a vedere? Siamo in una fase di marea, cioè la marea sta cominciando ad alzare e abbiamo il culmine intorno alle 13:30, quindi è un momento, comincia a essere un momento buono. Ora vi stavo dicendo, siamo stati interrotti dalla piacevole spigoletta che ha preso Francesco Guzzardi. Fast Clip è un accessorio molto importante, serve per agganciare il piombo in maniera semplice e veloce. Altro utile accessorio sempre della linea XTR è questa piccola scatoletta in tessuto con il vano inferiore rigido. Nasce come porta piombi, qui possiamo mettere i nostri piombi. Tra l'altro ha il vano superiore trasparente, quindi possiamo vedere i piombi tranquillamente.
agganciamo il nostro piombo al fast clip in maniera facile e velocissima. In questa scatola ad esempio ho messo gli ami della serie Sashi montati, li ho legati con l'elastico in modo da differenziarli. Questi ami sono una novità assoluta per chi non ha tempo come me, ad esempio, che non ha più il tempo di potersi legare gli ami. Abbiamo la possibilità di trovare gli ami appunto legati soprattutto con il fluorocarbon della serie XPS, il capostipite lo chiamo io dei nostri fluorocarbon, con braccioli di 2 metri, e abbiamo tutta la sezione, tutte le numerazioni degli ami comodissimi, con un cartoncino doppio, quindi non con un singolo cartoncino ma bensì doppio, in modo tale che non fa nessuna piega, non fa l'effetto curvamento, lo chiamo io. In questo calamento utilizzerò il numero 6 con il diametro del filo dello 0,20. La particolarità di questi ami, che sono rigorosamente montati a mano, quindi non vengono fatti con un macchinario. E un'altra cosa importante è questo baffetto che va verso l'alto, innanzitutto per un passaggio dell'esca senza alcuna difficoltà, quindi possiamo qui innescare tranquillamente degli anellidi, ma soprattutto fa da ferma esca. L'esca verso l'alto ci può andare, ma verso il basso no. E dove sto montando questo calamento? Nella super novità di casa Trabucco, che si chiama Supernova, ma di questo ne parleremo più avanti. Villa Salvuccio! Ciao Peppino! A posto? Bene, bene, com'è la situazione oggi? Ma insomma, drammatica! No, vabbè! Come vedi l'acqua è torbida, sì, ma non è il colore che piace a noi. Se tu ti ricordi quando prendesti la spigola era più sporca, era più torbida, e aveva piovuto tanto, fra l'altro. Sto notando che la spiaggia è sparita praticamente. Sì, purtroppo sì, il mare è avanzato parecchio, sono caduti tanti alberi, come puoi ben vedere. Peccato. Noi ci proviamo, ci penso io. Ok, ci penso. Risolve lui il problema, prende di nuovo uno spigolone. Dai, vai. Ragazzi, eccolo, non riesco a fargli superare il gradino di risacca. Ce l'ho fatta. È una bella spigola, ragazzi. No! Peppino, dammi una mano, Peppino! Ragazzi, spigola, l'ho vista, bellissima! Deve mettere in cabana. Fermo! Vai! Peppe, no! Peppe, lascia il filo, sennò la perdiamo! Peppe, lascia il filo, lascialo! Ah, e vai! Oh, questo è il mio anno delle spigole! Sono fradicio! Abbiamo Peppino che si è bagnato tutto, però questo è il risultato! Ragazzi, stupenda! La scaduta perfetta! Beh, questa, dato che l'ho presa per il grande slam, mi sa che vale di più, no? Va bene. Una volta che ho un bel pesce, credo che qualcosina in più valga, no? Certo, sempre grazie a te che ti sei tuffato in acqua. Meno male che sai nuotare. Salvo, non si prende nulla, eh? Dato che abbiamo questo momento di tranquillità e magari troppa, vabbè. Il surf è questo, ragazzi. Vi presento alcune novità e alcuni accessori. Innanzitutto vi voglio presentare il nuovo ditale della linea XTR, il cosiddetto guantino. Il ditale ha un'importanza fondamentale per quanto riguarda il lancio, per 2 motivi. Uno, evitate di farvi male, soprattutto quando si fanno dei lanci abbastanza tecnici, che può essere un side, come dire, molto angolato, un ground o addirittura un pendulum. E poi riusciamo a tenere il filo in maniera molto ma molto stretta, quindi abbiamo proprio il contatto, la compressione completa del filo, quindi stacchiamo il dito quando vogliamo noi. Un altro accessorino simpatico che vi evita quelle fastidiose cadute degli occhiali in acqua o per terra o addirittura chi pesca dalla barca è questa novità
Per quanto riguarda i fili, Trabucco ha una vastissima gamma di fili. Fra l'altro ci sono dei fili nuovi, come il Mark System SA, il nuovo Surf Fluoro Pink, Accurate Cast, che già comunque è in commercio, i nostri Shock Leader. Fra l'altro quest'anno abbiamo ampliato la gamma facendo il 1832, utilissimo, vitale lo chiamo io per il beach legging, il 2367 e il 2672 addirittura, quindi per quelli che amano tirare in pendolare non hanno più problemi. Il nuovissimo Fluorocarbon FC403 Saltwater è una treccia ideata, progettata e studiata per il surf casting. Vi parlo di questi due nuovissimi monofili. Questo è prodotto in confezioni da 300 metri, le misure vanno dal 16 fino al 35. Ha un rivestimento in fluorocarbon, assenza di memoria totale e, cosa importante, ogni 30 metri cambia colore. Quindi abbiamo, come dire, la certezza assoluta di quale che distanza stiamo pescando e ci possiamo ritornare tranquillamente, perché quando noi prendiamo la nostra canna abbiamo il colore del filo proprio di fronte a noi. Surf Fluoro Pink in confezioni da 300 e da 600 metri. Questo nasce esclusivamente per il surf casting. Nanotecnologia in tre livelli, rivestimento in fluorocarbon, assenza di memoria totale, una resistenza al nodo impressionante. Allora, io un filo che ho avuto modo di provare e testare è il Velvet, un filo che praticamente io non riesco più a farne a meno. Perché? Perché il discorso che ogni 30 metri cambia colore fa sì di riuscire a tornare sempre nella stessa fascia. Quindi quando si va a trovare un branco di mormore, ovviamente se uno è sul colore giallo rilancia lì e quindi il margine di errore è pochissimo. È un filo siliconato, viene utilizzato tantissimo nel surf casting, ma è anche utile dalla barca, perché per lo stesso discorso, quando si va a trovare un branco di pesci che staziona a 60 metri dal pelo dell'acqua, riusciamo subito a intercettare di nuovo il punto dove eravamo prima. C'è il pesce? Ma sì, sarà un pesciotto però. Almeno si muove qualcosa, che è una mormora. Sì, piccola mormoretta con le pulci. Era allamata chissà da quanto mesi, perché già non dico che è stecchita, ma quasi. Ragazzi, oggi voglio parlarvi di una novità del 2018, la Supernova, canna realizzata con l'ormai famoso carbonio CX2 Nanotech, carbonio che si distingue per la sua reattività. Questa canna ha un fusto, come potete ben vedere, con delle fibre intrecciate. Questo sistema si chiama Twist Free, che non è altro che sono delle fibre incrociate che vanno a contrastare la torsione del fusto e di conseguenza non vanno a ripercuotersi sulle altre sezioni, garantendo precisione nel lancio e aumentando in termini di distanza. La canna monta anelli Sea Guide con una particolare rifinitura, cioè una doppia legatura.
che impedisce all'acqua di entrare. La vetta si chiama Ibritip, che in pratica è in carbonio pieno, innestata dall'alto. Vetta molto sensibile, ma con una bellissima reattività. Finalmente si muove qualcosa. Sì, una spigoletta. La vedo. Una spigola maculata. Ragazzi, oggi i pesci grossi non vogliono arrivare. Guardate che bella. Dai, la rilasciamo. Oggi abbiamo portato una vasta gamma di esche, perché qui abbiamo tanti tipi di pesce che sono probabili da insidiare, dall'orata alla spigola, al sarago, tutti i tipi di pesce accostano questa spiaggia. Abbiamo la renicola, abbiamo l'americano, il bibbi, il muriggio e il coreano. Adesso vi farò vedere come innescare il bibbi. La giusta procedura sarebbe di tagliare il bracciolo e innescarlo da dietro, in modo tale che non faccia la curva e così mantenga integra il suo liquido che ha all'interno, che è molto adescante. Però tante volte si può far passare dalla curva. Una volta che prendiamo il bibbi e con molta cura lo andiamo a infilzare nel lago, facendo attenzione a non scoppiarlo. Prendiamo l'amo, lo mettiamo nel nostro ago e piano piano lo facciamo scorrere. Certo, non viene bellissimo, come dicevo prima, il giusto modo è quello di tagliare il bracciolo, però anche così non si presenta male. Certo che questa supernova è davvero bella, la prima volta che la provo, stupenda. Dato che Salvo ha preso questa spigola maculata su una cinquantina di metri, vero? Normalmente non camminano mai sole, sono sempre a branchi, quindi c'è la possibilità di catturarne qualche altra. Quindi è a un'altezza circa 50 metri, no? Sì, sì, all'incirca dove fa il frangente. Esatto, non camminano mai da sole, quindi può anche darsi che sta entrando questo branchetto di spigola maculata. E chi lo sa, qualche altro bel pesce, qualche bella morbora. Speriamo bene, almeno ci... Va! Ci allieta la serata. Peppino, sì. Non vorrei sbagliarmi, ma la canna è andata in banco. Controlliamo subito. C'è qualcosa, cioè, potrebbe essere una spigola o una spigola maculata o una mormoretta. Non parliamo di pesce di taglia chissà che cosa, però dall'altra parte c'è un pesce sicuro. La supernova
è veramente sensibilissima, ma di una potenza unica. Bellissima, bellissima. Sono sotto. Che è una mormora? Sono due, non è una, sono due, sono due. Copiola, copiola. Ecco qua, questa. Ci vuole pazienza, ragazzi. Certo, non sono di taglia esagerata, però, voglio dire, va bene lo stesso. Perlomeno ci fanno salire l'adrenalina, no? Infatti, infatti. La Supernova è una canna stupenda, veramente, bellissima, sensibile. Farà parlare di sé. C'è qualcosa? Sì, lo sento. Stai avendo la fortuna di recuperare con la nuova Impera. C'è stata una piccola tocca, era lui vicino e sta recuperando. Qualche testata. Vedi che bella vetta che ha? Sì. Bellissima. Ecco, accompagna bene le fughe del pesce. Hai visto che t'avevo detto? Che non camminano mai da sole. Hai visto che alla fine, insomma, qualche pesciotto sta uscendo fuori. Sì, proprio quasi al tramonto. Infatti, l'orario scendendo. Giusto. Sì, sì. Continuiamo perché qualche altro bel pesce può uscire, è il momento giusto. Altra novità in casa Trabucco, Serenity Extreme Surf, nella versione 4,20 m e 4,50 m, range potenza 200 grammi. Siamo di fronte a una canna da veramente un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Abbiamo una placca Fuji e anche la serie degli anelli è tutta Fuji. L'anello viene montato su una legatura, quindi non poggia sul carbonio ma bensì su una legatura, dove poi viene fatta un'ulteriore legatura per proteggerlo dalla salsedine e dalla corrosione. Un'altra chicca che abbiamo fatto è questo nastro catene infrangente. Basta puntare la nostra lampadina e la sera non abbiamo più il problema di vedere la nostra vetta. Ho abbinato alla Serenity Extreme Surf il nuovo mulinello Maxxis HyperSurf 8000. Altra chicca è la calza copribobina elasticizzata che protegge il filo e non ci fa fare quelle fastidiose parrucche. Il mulinello è in due misure, 8000 e 10000. Il mulinello ha 4 cuscinetti, quindi 3 più 1 a rulli, tutti a doppia schermatura, in acciaio a doppia schermatura. Il rapporto di recupero è di 4-5 a 1. Questo mulinello, cosa importante, esce con la bobina di riserva, sempre in alluminio. Rapporto qualità prezzo incredibile. Ragazzi, finisce la prima puntata di Passione Surf Cast. È stata difficile, abbiamo cambiato posto, l'acqua non era quella che noi ci aspettavamo, però tutto sommato il pesce è uscito. Ci siamo difesi, dai. Sì, infatti, siamo sempre bene. Infatti. Quindi salutiamo Francesco Guzzardi per la collaborazione, grazie. Ciao, Matteo Larrosa, il mio socio Salvo Buonaccorso e Claudio Cardillo della società Cavalieri del Mare. Un saluto, ciao a tutti, alla ragazzi. Prossima, sempre alla sulle nostre spiagge. Ciao.